Salve ragazzi, buona giornata a tutti, è Andrea Bruno che vi parla. Quest'oggi parleremo di un argomento di grandissima attualità. Parleremo dell'accordo di governo proposto da Bersani. Accordo, dal mio punto di vista, pienamente inaccettabile, perché noi abbiamo da un lato Bersani che rappresenta la cosiddetta mummia nelle istituzioni. La mummia seduta nel cadreghino, oramai dal tanto che lì ha fatto la polvere, ha fatto le ragnatele, si è anche incatenata in modo da non poter togliersi e da non poter andare. Andarsene via. Ecco, questo è una cosa praticamente inaccettabile da chi ha visto nascere il Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle che si è sempre battuto contro la casta, contro i privilegiati, contro queste mummie che sono da una vita in politica. Tant'è che il Movimento 5 Stelle ha fatto come punto principale della propria battaglia l'ineleggibilità a più di due candidature di qualsiasi politico, di qualsiasi parlamentare. Per cui ritengo che sia doveroso da parte del Movimento 5 Stelle il non accettare richieste, proposte, offerte da chi è rimasto lì da lungo tempo e ancora lì, non se ne vuole andare, e di fatto rappresenta questa mummia nell'armadio, la mummia che è stata partecipe anche del disastro, della catastrofe che ha portato l'Italia a, come tutti noi sappiamo, a una condizione pietosa dalla quale difficilmente riuscirà a risorgersi e mettersi in piedi. Adesso il Movimento 5 Stelle, per quanto possano essere le buone intenzioni e anche le riforme, farà veramente fatica a rimettersi in piedi il paese. C'è anche il rischio che sarà proprio il Movimento 5 Stelle, che non ne può nulla di quello che sta per succedere, a doverci mettere lui la faccia, perché i danni, nonostante li hanno provocati gli altri, ricadranno poi da qui al futuro tra chi se li troverà di mezzo questi danni, chi da qui in futuro dovrà poi governare il paese. Diciamo un po' che il danno che è stato provocato all'Italia è un danno, così proprio per fare un esempio a cui tutti possono capire. Ammettiamo che io sto guidando un'automobile, guido l'automobile, a un certo punto sbando e sto per uscire di strada e sto per andarmi a schiantare contro un muro. Quello che è seduto alla mia destra, il passeggero, vede che la macchina ha perso il controllo e interviene, cerca di prende di pugno il volante e cerca di correggere la traiettoria. Quello seduto alla mia destra la può correggere, può cercare di intervenire se la macchina ancora è ben lungi da schiantarsi, mancano ancora quei 100 metri, facendo delle giuste manovre si riesce ad evitare l'impatto. Però noi ci troviamo a questo punto in un'Italia che ormai è distrutta, abbiamo l'automobile che in questo caso metaforico ha perso il controllo, sta andando a schiantarsi ed è a 5 centimetri dal muro, per cui lo schianto è imminente ed è praticamente impossibile da parte di chiunque evitare il botto. Noi ci troviamo in un'Italia distrutta da queste mummie che hanno governato il paese fino a ieri, per cui è impensabile che il Movimento 5 Stelle scenda a patti con le vecchie mummie che rappresentano il passato, per cui non c'è assolutamente da scandalizzarsi se il Movimento 5 Stelle abbia ripugnato qualsiasi proposta proveniente dalla vecchia nomenclatura, dalla vecchia classe politica. Ecco, dico questo perché c'è qualcuno del Movimento 5 Stelle, che poi in realtà non è anche del Movimento 5 Stelle, sono dei troll pilotati da quelli di altri partiti, soprattutto dal PD, che fanno finta di essere dei attivisti del Movimento 5 Stelle delusi dal fatto che il Movimento 5 Stelle non trovi un accordo politico con quelli del PD. In realtà questi qui sono dei troll, ovvero dei personaggi di pura invenzione, e questa è una tattica informatica del web creata d'arte per creare del malcontento, del malumore, affinché si crei all'interno del movimento un fronte che vada a sostenere la fattibilità di un accordo con le vecchie mummie del passato. Questo non avverrà mai, perché i veri sostenitori del Movimento 5 Stelle, ovvero la gente vera che ha votato veramente il Movimento 5 Stelle, sa benissimo che ogni accordo con le vecchie mummie, con gli zombie che escono fuori dalle palude, sarà impossibile. Ecco, per la puntata di oggi abbiamo qui con noi il nostro politologo, l'opinionista Domine Dio, che come consuetudine spesso è qui presente nelle nostre puntate in qualità anche di persona studiosa dei fatti, soprattutto concernenti la politica interna italiana. Domine Dio, a te la parola. Come vedi questa situazione qua? Io vedo questa situazione, la vedo in maniera molto problematica, anche perché a me sembra che Bersani stia insistendo, facendo tutto perché lui voglia essere primo ministro. Ma Bersani è quello che Grillo definisce Gargamella, quello che dice dove sono i soldi? Sì, è chiaro, ma secondo me in realtà Bersani dalla prima cosa non ha capito che il problema è lui. Non esiste il problema che sia il PD, non esiste il problema sono lui, la Bindi, la Finocchiaro, tutte queste vecchie mumme dell'oligarchia, perché se a posto di segnalare, fa un atto di responsabilità, se Bersani avesse detto, guarda Grillo, io domani ti porto Battiato, tra l'altro Battiato è un artista simpatizzante anche PD,
PD che oggi ha fatto una dichiarazione che ci sono troie in Parlamento, ma che cosa ha detto? L'hanno contestato, ha detto che ci sono una serie di uomini e donne che si sono venduti per, che si sono venduti per 2 soldi per un piatto di lenticchie al padrone di turno. Però vi dico anche, se il PD avesse avuto una certa intelligenza, avesse proposto un Battiato, una persona di cultura come primo ministro, sempre stato oltretutto, tra l'altro, pure amico di Grillo, diciamo si poteva costruire qualcosa di nuovo già, perché? Perché già significava che io ti propongo comunque una persona che sia uno dei miei, però uno che non è legato alle oligarchie, una persona nuova, e quindi già significa, ma tu mi proponi Bersani che fino a 20 giorni fa, fino a diciamo per 20 anni stava dentro il Parlamento, l'inventore d'Equitalia, l'inventore dei sequestri alle prime case per chi non ha pagato una multa, cioè questa è una cosa che diciamo è definitivamente inaccettabile, ma oltretutto non solo questo è il problema, oltretutto è chiaro che nel senso qui c'è una sorta di scarsa lungimiranza politica, perché? Perché benissimo diciamo anche che Bersani ci avesse tenuto a fare governo, cioè è possibile comunque fare, diciamo, presentare un disegno di legge in Parlamento da parte di un singolo deputato in cui si dice, si faceva la proposta in commissione di 2 o 3 punti in cui si diceva oppure prometteva diciamo di discutere contestualmente alla fiducia 3 o 4 punti tipo il tetto alle pensioni, perché ad esempio poteva fare una proposta di tetto alle pensioni, perché addirittura pure un'altra vecchia mummia come Amato gli aveva proposto a Bersani, metti una tassa del 10, un contributo di solidarietà del 10% sulle pensioni al di sopra dei 3.000 euro e proponi a Grillo di utilizzare, non è tanto, però già erano insomma quei soldi per fare un reddito di cittadinanza, non è tanto, però già ti posso dire era un passo avanti. Invece cioè, noi abbiamo avuto un Bersani che è stato fermo, dichiarazioni poi fra l'altro dei suoi, tipo la dichiarazione del Boccia che dice che il finanziamento pubblico ai partiti non si può eliminare se non il PD fallisce, Ah, un scusa un altro attimo se come ti, un scusa se ti altro. interrompo, scusa se ti interrompo, ma perché ti interrompo, scusa, giusto perché stai parlando di dichiarazioni. A me l'unica dichiarazione che mi è parsa sensata proprio a rigore di logica era quella di Battiato. Ma com'è possibile che l'unica dichiarazione veritiera, l'unica cosa che non è stata una cazzata, è stata proprio presa di mira da tutti quanti? Non ce n'è stato uno nel PD ad aver espresso solidarietà con Battiato e ad aver apprezzato una certa sincerità che nella politica è anni che veniva a mancare. È perché la verità fa male, Sì, però perché diciamo. non ce n'è uno, diciamo, ma in quel partito lì è possibile che sono tutti rincoglioniti. Non ce n'è stato uno a dire, ma sì, in effetti, scillipotti e 4 altri coglioni, le puttane dentro ci sono, si è visto, Sì, perché uno che si fa comprare non è una puttana, non è una troia. Cioè, ma infatti, cioè, alla fine Razzi, che ha detto che è uno che pensava solo ai cazzi suoi, l'ha detto chiaramente su un'intervista. Dice io me ne fotto, dice io perché una volta che io ho pigliato la pensione, cioè uno che ragiona così, cioè, ma questo non è una mignotta, questo è una baldracca ad alto borgo. Ma guarda, secondo la mia opinione, anche Gargamella è una troia, Ma anche secondo me, ma infatti anche questa sua insistenza, io ho parlato anche con, diciamo, delle persone del PD, tra cui, cioè, venendo da una zona storicamente di sinistra, e qualcuno di loro ha detto che questa insistenza dei Bersani a fare il governo è una cosa che lascia discutibile. Ma dalle tue parti, adesso magari dico anche una cosa che non è tanto bella dire nelle nostre trasmissioni radiofoniche, perché chi ci ascolta potrebbe anche venire scandalizzato, ma dalle tue parti si direbbe Bersani e ora che ce lo sciacquiamo dai coglioni. Esatto. Perché? Perché io poi fra l'altro dico sono, diciamo, anche alcuni miei amici di famiglia, nel senso che diciamo storicamente uno è l'ex presidente dell'azienda di promozione turistica della Umbra, diciamo, ex membro dell'ex Partito Comunista DDS, parlando di Bersani ha detto che questa sua insistenza è attualmente negativa del paese, poi parliamo di un democratico, Ma insomma. lui l'ha capito che il problema è lui. Sì, ma sono stati molti, cioè noi abbiamo discusso anche con un altro membro del PD all'interno di Facebook, che nonostante non sia uno che ci abbia giudizi, diciamo, così negativi su Bersani come può essere, diciamo, il padre di questo mio amico, insomma, comunque ha detto, dice, l'insistenza, dice, per quanto dice, io non veda negativamente Bersani, l'insistenza di Bersani a fare il primo ministro è negativa. Ma secondo me quello è il sogno nel cassetto. Sì, è il suo sogno del cassetto, sì, è chiaro, però è il fatto che Cioè, è c'è. diventata una cosa personale per lui. A un Sì, è certo chiaro. punto mette davanti l'orgoglio personale a quello che sarebbe giusto per il paese e poi incolpa gli altri nella non reale volontà di voler formare e dare un governo al paese. Sì, ma infatti, cioè, io vediamo un attimo, nel senso, se È il Bersani classico fa. cervo che dà del cornuto al bue. Sì, cioè l'amico Cernolo che dà il cognome da boom, ma infatti perché parliamoci chiaro che se fosse stata
una persona intelligente, quando è andato a parlare quando era andato a parlare da Napolitano, tirava fuori un personaggio comunque simpatizzante PD, però fuori dagli schemi. E in quel caso diciamo che Grillo sarebbe stato in difficoltà, tipo, che ne so, proponeva un Nanni Moretti, una persona, qualcuno mi dice di sinistra, però Nanni Moretti è stata una persona intelligente, di cultura. Sì, una persona al di fuori delle logiche del partito che Sì, sia anche uno apprezzata che l'ha come persona. contestata in maniera forte, anche una persona che l'ha contestata in maniera forte, perché è stato quello che ha detto chiaro e tondo ai membri del partito, dice, cioè ai membri del PD, dice, con questa gente, finché abbiamo questa gente, noi non vinceremo mai, non vinceremo mai, quindi Ma già come una vedi persona. te questa onda dittatoriale all'interno del PD che sembra che quello che dice la verità, quello che si espone un attimino a voler portare avanti dei piccoli cambiamenti ed esprime la propria parola con anche mettendoci dentro tantissima verità, sembra poi venire allontanato dal partito. Non c'è diciamo una sottoforma di fascismo all'interno del partito del PD, una specie un controsenso, questa lotta intestina tra verità e la mummia. Cioè, secondo me pure questo è una lotta intestina, perché cioè, alla fine che Battiato venga punito per una dichiarazione, per aver detto quello che il 90% degli italiani pensano, già significa che qua sotto c'è una sorta di ipocrisia. Poi perché? Perché ha usato il termine mignotta, cioè No, che come. ha detto Troia, l'ho sentito Per anche. aver usato il termine troia, cioè Ma ma. sì, che poi Troia sta anche a simboleggiare, cioè lui, essendo una persona anche di cultura, Troia sta anche a simboleggiare il cavallo di Troia, ovvero un qualcosa che tu, il cavallo di Troia, quello che tu spingevi dentro nelle mura, in questo caso simboleggiano il Parlamento, simboleggi che tu metti, inserisci dentro un qualche cosa in un posto dove quel qualche cosa lì non è appropriato, è qualche cosa che, come noi sappiamo, il cavallo di Troia è un escamotage per entrare dentro, e anche un Battiato con questo riferimento storico-culturale, che magari pochi hanno capito, ha usato sia un'espressione corretta di quello che sta succedendo, ma anche una metafora che fa capire che all'interno del Parlamento c'è gente che non ci dovrebbe stare. Sì, è chiaro, chiaro, c'è gente che non ci dovrebbe stare, ci sono degli ignoranti che si vendono al miglior offerente e via, ma ecco perché secondo me, almeno più che la mia opinione personale, con questa dichiarazione Battiato ha dimostrato che lui può benissimo essere un ottimo presidente del Consiglio, cioè se ci avessimo avuto dalla parte diciamo, del PD una persona intelligente per capirlo, cioè se Bersani ci avesse avuto due lumi in testa per capirlo. No, ma Bersani lui si autopropone, Sì, vorrebbe essere qui. infatti, se sei autoproposto primo ministro, cioè, ma se ci Ma avesse con che avuto due. coraggio è andato lì a quelli del Movimento 5 Stelle anche a fare una specie di ragionamento? Dopo che tutta la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle da 3 anni a questa parte è stata tutta incentrata nel tirare giù e sconfiggere Gargamella, si propone lui. Sì, ma poi non solo quello, ma poi per dire, oltretutto si dice, ma questo è il responsabile, ma questo. Non è, cioè, come fai a dire che questo non è responsabile? Questi ti hanno detto chiaro e tondo che non ti vogliono, appunto. Secondo voi, se ci avessi un po' di sale in zucca, ma non ti saresti mai nemmeno proposto, anche te faccio dire, per questo dialogo fra sordi, cioè non ti saresti mai nemmeno proposto, perché questi hanno detto che non vogliono le oligarchie, questo stai lì da 20 anni, da 30 anni, cioè tu potevi, siccome responsabile di un accordo in Sicilia, noi ce l'abbiamo una persona, diciamo, che faceva parte di questo accordo come Battiato, cioè avresti utilizzato il cervello, uno dei miei membri, amico diciamo del Beppe Grillo, chi è? Battiato, Franco Battiato, uno che dice pane pane e vino a vino. Noi Praticamente chiamiamo Battiato primo ministro, per cortesia. l'accusa che si sta facendo è a Bersani perché non ha saputo dare un governo all'Italia, per cui la colpa è sua e adesso non si deve lamentare. Sì, è chiaro che la colpa è sua, perché innanzitutto se fosse stato intelligente e non un carrierista sfegatato, ma nemmeno se sarebbe proposto. Ma Cioè, poi ha avrebbe. anche fatto la farsa di andare lì a parlare con Crimi del Movimento 5 Stelle, rappresentante, portavoce. Ha fatto anche quei ragionamenti, quelli finti che si fanno, tipo quando il socio di una società, di una holding, vuole fregare al socio più piccolo, che arriva lì, che fa il teatrino per dimostrarsi quello responsabile, il padre, padrone della società, quello che tiene, ci tiene agli operai, all'azienda. Ha fatto una specie di farsa che mi ha ricordato questi teatrini che in Italia si fanno di sovente, si usano. Sì, no, ma poi per dire, ma anche ti faccio un esempio, anche questa ti posso di storia, cioè che questa sua insistenza, sa? Cioè dimostra anche che nonostante stia 20 anni là dentro, non abbia capito nulla di strategia politica, perché vuoi fare una proposta che metti in difficoltà. Se avessi nominato Nanni Moretti o Battiato, due persone che non hanno piene sulla lingua, l'avessi proposto e uno dei due avesse accettato, a quel punto oggettivamente parlando Grillo sarebbe stato in difficoltà, cioè il Movimento 5 Stelle perché? Beh, Perché guarda, io penso che era se una usciva proposta fuori, nuova, io però. penso la proposta di Battiato avrebbe anche portato alla realizzazione almeno di 3-4
quattro punti del programma del Movimento 5 Stelle, per cui poteva essere una proposta sicuramente condivisibile, perché noi parliamo di una persona seria che ha i piedi per terra e ha consapevolezza della realtà, perché una persona che va a dire che nel Parlamento ci sono dentro le troie e tutti fanno gli scandalizzati come se la cosa non fosse nascosta, non si sapesse, di troie dentro il Parlamento è pieno, ma ci sono proprio casi eclatanti. Ma prendiamo per esempio Ghedini. Ghedini, se non è una troia lui, Ghedini quello è proprio una mignotta, e cosa è dentro a fare nel Parlamento? Lui è la troia di Berlusconi. E questo è un esempio, ma dentro nel Parlamento, se andiamo a vedere le cose come stanno, tutti quelli che hanno più di 8-9 anni di presenza lì dentro sono obbligatoriamente delle troie, perché si sono vendute col sistema, sono stati partecipi del sistema, della casta, del magna magna, salari a sbaffo, senza fare nulla per l'Italia, non hanno saputo risolvere un problema che sia uno, hanno legiferato per loro stessi, hanno legiferato per salvare al culo a chi li ha rappresentati, in primis a salvare il culo a Berlusconi. Complici sono stati anche l'opposizione, che in cambio hanno avuto dei posti di potere, dei posti di prestigio. C'è stata una specie di convivenza nella quale io non ti rompo il cazzo a te, ti lascio fare, e tu in via di riconoscenza mi dai un qualche cosa a me e mi fai fare. Ecco, c'è stato un sistema ad oltranza fino all'altro ieri su questa vena qua. Adesso che finalmente nelle istituzioni sono entrati i cittadini via stream, finalmente i cittadini possono vedere quello che avviene all'interno, non c'è più alcun segreto, i giochetti, gli inciuci non si riescono a fare più, e questa è un po' una cosa che sta scocciando tutti quanti. Però bisogna dirlo che tutti coloro che sono all'interno nelle istituzioni da lunga data, per cui più di 7-8 anni, è difficile che non siano delle troie, perché a un certo punto, per essere rimasto così a lungo nel sistema, vuol dire che tu un certo grado di complicità lo devi aver avuto, perché abbiamo anche la prova del fatto che gente come Battiato viene subito espulsa, allontanata, criticata, quando prende un po' di contatto con la realtà e riesce a dire le cose come stanno adesso, poi, vuol dire che è poco verosimile l'ipotesi che qualcuno possa essere resistito a lungo all'interno nelle istituzioni, nel Senato e nel Parlamento, e abbia espresso in un qualche modo un briciolo di verità, perché come è stato attaccato Battiato, sarebbe stato attaccato chiunque negli ultimi 8 anni ed espulso, che avrebbe dimostrato un certo grado di consapevolezza del problema, un certo grado di intenzione di voler eliminare i privilegi della casta e fare qualche cosa che sia effettivamente di pubblica utilità e quindi di interesse per la nostra collettività e di tutti noi cittadini, come posso essere io, come può essere chi ci ascolti, come potrebbe essere anche Domino Dio, qui l'ospite della trasmissione, giusto? Sì, giustissimo, guarda, ma poi sai, insomma, che parliamoci chiaro, che oggettivamente parlando, purtroppo come le posso dire, le persone intelligenti, purtroppo sono sempre messe ai margini perché nella classe politica ci hanno paura, e questa ha ribattuto la dimostrazione. Sì, ma ho letto anche sulla cronaca di oggi che è stato messo anche a margine anche Zichichi, il premio, mi sembra, premio Nobel, non so se mi sembra della fisica. Sì, il premio Nobel anche il premio Nobel anche della fisica, se non sbaglio pure io. Cioè sì, quando cominciano a essere messi ai margini queste persone per un capriccio personale, cioè io alla fine vedo la colpa molto in loro, perché vuoi formare un governo, cioè almeno cerca di giocartela come strategia politica. Poi quando Grillo gli ha detto Bersani, ci andiamo, votiamo subito, allora dice, se tu vuoi fare il governo, allora prima di votare il governo dichiariamo subito Berlusconi gli avvocati ineleggibile, e ha fatto, dice, poi dopo dice, noi ti facciamo passare. Addirittura ha mostrato questa cosa, ha girato, e lì che cosa ha detto Bersani? Ah, ma no, prima il governo. Cioè scusa, un atto, cioè prima mandi avanti gente come Pierluigi Letta, che dice che è meglio che i voti li prende Berlusconi che li prende Grillo, e poi metti avanti, cioè, posso di Vendola, che dice che Grillo fa derive plebiscitarie, e poi se quello ti dice vabbè, prima hai dichiarato questo, dimostrami che c'è buona volontà, vogliamo subito l'ineleggibilità di Berlusconi, poi dopo mi viene a dire, ah ma no, è il governo, no, lì, non si può fare. Cioè, so cose, quelle contraddizioni, cioè, che vuoi fare, insomma? Cioè, prima mi dici no Berlusconi, poi fa, dice, sono condizioni, no a condizioni inaccettabili, condizioni inaccettabili, cioè fino all'altro giorno putavi addosso al movimento. Sì, per cui abbiamo anche all'interno dei partiti un gran sistema di voltafacce. Comunque siamo abituati, perché noi negli ultimi anni abbiamo visto confermare una cosa, poi contraddirla, disdirla, dire una cosa completamente il contrario. È stato tutto un susseguirsi di contraddizioni, per cui da quello che può avvenire all'interno
dei partiti sia di destra che di sinistra non ci aspettiamo nulla di positivo, per cui noi attivisti del Movimento 5 Stelle non ci aspettiamo nulla di positivo dai partiti, tantomeno da tutti coloro che rappresentano la mummia. Noi ci auspichiamo che al governo, magari le forze che adesso dovranno decidere chi ci dovrà governare, mettano qualche esponente rappresentativo al di fuori dalla logica dei partiti, come potrebbe essere qualche premio Nobel, qualche premio. Adesso premio Nobel, prima avevo detto che Zichichi era premio Nobel nella fisica. Zichichi non è mai stato premio Nobel, però avrebbe potuto anche esserlo perché è una persona di grandissima cultura nel campo scientifico. Comunque sarebbe opportuno, se vogliono veramente dare un governo al paese, proporre delle persone che abbiano stima da parte dei cittadini, persone apprezzate e che non rappresentano interessi di casta, persone che veramente vogliono apportare delle riforme. Le riforme più importanti che noi abbiamo già esposto nelle nostre puntate precedenti sono quelle portate avanti dal Movimento 5 Stelle. Perché sono le proposte più importanti rispetto agli altri? Perché gli altri fondamentalmente hanno delle proposte molto conservatrici, mirano a mantenere degli interessi di gruppo, gli interessi di una certa categoria, a tutelare, a fare una barriera, l'interesse di una certa corporazione, mentre invece le proposte del Movimento 5 Stelle sono proposte di pubblica utilità, proposte di cui, se passassero, godremmo veramente in tanti, a discapito chiaramente di chi fino all'altro ieri ci ha sempre mangiato. Che mi rappresenta me una persona che va e prende di pensione 50.000 euro al mese di... Poi parliamoci chiaro che in base recentemente è stato fatto, diciamo, un calcolo da me e da, insomma, da altri esperti commercialisti di grossa fama, in cui si dimostra che se la proposta che io ho portato al Movimento 5 Stelle passasse immediatamente a regime, dal prossimo anno l'Italia avrebbe un risparmio di pari a 10 punti, quasi 10 punti percentuali del PIL, 360 e 200 miliardi di euro. Io ho seguito bene tutto il tuo pacchetto di proposte, più di una, condivido perfettamente. Se passasse tutto il sistema di riforme nella chiave come da te proposta, adesso non so gli altri del movimento come vedono la cosa, però visto che c'è grande consenso, veramente l'Italia nel giro di 2 o 3 anni supererebbe come prospettiva di crescere la Cina o altri paesi che inesorabilmente stanno conseguendo una serie di dati positivi anno per anno. L'Italia veramente farebbe il culo a tutti. Uno, tassare, rendere legale e tassare la prostituzione. Già da lì, tassando la prostituzione in Italia, visto che è il business più grosso, in Italia c'è gente che non ha soldi, però le prostitute il salvadanaio lo rompe, vanno a rubare per le prostitute, si vendono la casa, vanno a finire sotto il ponte, si mangiano tutto per le mignotte. Per cui già con questa riforma qui il PIL dell'Italia farebbe un balzo in avanti del più 70%. Già lì i cinesi manderebbero degli esperti a studiare il nostro sistema. Più limite tetto alle pensioni 1.500 euro, più altre riforme un po' più tecniche, anche per quello che riguarda poi la tassazione degli immobili e altre tue proposte che ho avuto modo di seguire, veramente l'Italia nel giro di 3 anni risorgerebbe dalle ceneri. Sono proposte molto terra terra, molto facili da realizzare. Dico terra terra perché sono delle proposte molto fattibili. Facendo delle proposte veramente serie, si potrà dare al paese, ovvero a tutti i cittadini, alcune garanzie che dovrebbero essere garanzie di diritto per ogni cittadino italiano. Parliamo del cosiddetto reddito di cittadinanza, perché non è giusto che un cittadino italiano rimanga per strada, rimanga su una panchina, rimanga senza nulla da mangiare, rimanga al freddo, rimanga veramente abbandonato. Ogni cittadino italiano per diritto di cittadinanza deve avere garantito un minimo di assistenza. Non parliamo al benessere, perché l'Italia non è in condizione di poter garantire il benessere a nessuno, però parliamo di un reddito garantito minimo per dare garanzia ad ogni singolo cittadino di dignità. Noi parliamo di dare dignità a chiunque. Non è giusto che una persona, un nostro fratello, un nostro caro, un nostro amico, un nostro connazionale, rischi di trovarsi sotto un ponte in mezzo alla strada, andare a chiedere l'elemosina senza nulla, senza nessuna prospettiva. Per cui, per poter attuare delle riforme concrete, bisogna incominciare a dare un giro di vita al sistema fiscale, andare a prendere degli introiti dove effettivamente ti girano i soldi. Le idee ci sono, le prospettive ci sono anche degli studi molto approfonditi su tutto questo, per cui io mi auspico che si riusciranno a fare e portare a termine delle riforme in modo abbastanza sostanziale, anche andando contro i privilegi delle caste. Sì, esatto, perché poi consideriamo pure che queste riforme studiate, insomma, da me, che sono già applicate su scala anche internazionale e tutto quanto, avrebbero l'effetto pesante di una diminuzione brutale pari della spesa di 200, di circa 200 miliardi l'anno tagli, però tutti quanti avrebbero un reddito, tutte le persone avrebbero un reddito, questo è importante, cioè significa che noi
noi spendiamo 200 miliardi di meno, quello significa che diamo a tutti la possibilità di mangiare. E questo come? Mazzolando chi? Questa gente che prende mega pensioni, i Geronzi, i Cimoli, i Amato, i Fini, i Bersani e via. Cioè, questo bisogna fare, questo bisogna fare. E poi oltretutto, quindi, e poi portiamo anche entrate, perché portiamo anche, cominciamo a tassare dove ci stanno effettivamente i soldi, con traffico, cioè prostitute, le droghe leggere e via, insomma. Quindi miglioriamo la situazione di base, diciamo, una manovra del genere significa tendenzialmente 30 punti percentuali di PIL, che è una bella mazzata, insomma, per un paese come l'Italia, più un miglioramento quindi generale. Ok ragazzi, la nostra puntata è finita qua, il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito, continuate a seguirci nelle nostre puntate, noi tratteremo sempre temi di grandissima attualità, se qualcuno volesse intervenire nelle nostre trasmissioni radiofoniche è libero di farlo, chiunque è ben accetto, anche chi non ha idee conformi a quelle del Movimento 5 Stelle, noi siamo sempre pronti e disponibili ad accettare qualsiasi proposta e anche qualsiasi critica. Buona serata a tutti, buona giornata a tutti, passo a te la parola, Domine Dio, per il saluto consuetudinale. Io do buona serata a tutti e a chi ci ascolta, se vuole intervenire siamo pronti.